viene voglia di risentire canzoni di Gabriella Ferri come se piovesse. Ogni figliola si appiccia, si vuole rimanere. Dove sei? Roma. Anche lui così presente, così sola nella mia mente. Anche tu, amore mio, così certa e così bella. Gelosa. Ciao! Vedi questi pezzi di acquedotto? Mi sento come quelle che accarezzano i materassi nelle televendite. Ma qualcuno li ha mai acquistati quei materassi? Non lo so, forse qualche signore anziano, perché la fascia d'età di riferimento non è poi così giovane. Quartiere Alessandrino, siamo a 4 minuti a piedi da Tor Pignattara, 7 minuti a piedi, se proprio volessimo esagerare, da Centocelle, uno dei miei quartierozzi del cuore di Roma, safe place, che mi fa sentire a casa. Poche pretese, zona umile, non siamo a Roma Nord, siamo più o meno a Roma Est, tendente al sud. Oggi siamo qui perché vi porto a provare un posto che io ho già avuto modo di testare un paio di volte nel corso di questi anni, perché è un punto di riferimento per la zona non indifferente. È un'osteria che fa cucina romana con poche pretese, una cosa bella ignorante, non si spende tanto. L'ultima volta che ci sono stata fu, mi sembra, a settembre-ottobre circa, mi era piaciuto, ho detto, ma io qua quasi quasi un giorno, se proprio mi gira il culo, ce li porto pure a fargliela conoscere. Sai perché oggi sono presa bene? Perché ci sta Tremabel. A parte perché ci sta Tremabel. Emanuele, dimmelo. Stai guardando questo video tu in questo momento. Sicuramente. Non sei solo lì dietro. Emanuele, lasciami un commento con scritto so er meglio. Ok. Guarda che belli gli acquedottoni. Lo senti sto silenzio? Guarda che bello qua. Silenzio, bambini che giocano a pallacanestro, un po' di sole, oggi si respira quasi un'aria primaverile. Abbiamo prenotato, ragazzi, a mezzogiorno e mezzo, oggi pranzo anziano, che non me ne vogliano gli anziani, però spesso magari gli anziani pranzano presto, non lo so. I miei nonni in Puglia un tempo, da un po' più giovani, pranzavano alle 2, mo che si sono invecchiati pranzano a mezzogiorno. Sono una cosa strana gli anziani, ovvero? Che si svegliano tipo alle 5 di mattina. Ma perché? Ah sì, ma si svegliano presto. Perché lo fai? Perché mio nonno andava ad esempio ai mercati, arrivava a Bari a comprare pesce, no, vabbè, se così quando sì, stava un po' più in forma. Si faceva i suoi giri, si svegliava presto e poi andava a letto pure presto. Alle 9:30, tanti cari saluti. Alle 3 il pisolino, fino alle 6 non te vedo e non te sento. Alle 5 partita scopa. Pure, sì. Mia nonna, sai come chiamava il sette bello? Vai, non so. Dorato. No, perché mia nonna è pugliese. Ah. Upa push. Mamma mia. Osteria Bonelli. Bonelli Carinelli. Esatto, sto per dirlo, infatti. Cioè, regà, apro a mezzogiorno e mezza ai commercianti. Se c'è scritto che aprono a mezzogiorno e mezza, non provate a entrare a 5 minuti prima. Allora gli dar cazzo, giustamente. Pure a me mi darebbe fastidio se ci avessi in attività. Oh, io apro a mezzogiorno e mezza. A mezzogiorno e mezza puoi entrare. Prima mi sfracella le guaie. Ah, raga, mi sono seduta. Qua sono romanisti fragili. La figata di questo posto è che scrivono il menù del giorno sulla lavagnetta. Se magari la lavagnetta ce l'hai lontana, te la portano davanti e ti dicono: dai, scegli pasta e fagioli, orecchiette vongole, fritture varie, saltimbocca, stinchi, cicoria. È bello perché cambia l'esperienza in base a quello che gli gira di fa, di cucina. Quindi proprio la tipica osteria, proprio verace, umile anche a livello d'ambiente, vedi? Poco pettinata, poco branding, punto di riferimento per i romani della zona. Guarda, hanno spostato la lavagnetta, hanno portato davanti al tavolo, così i ragazzuoli accanto a noi scelgono le cose. E a una certa si era piazzato il signore davanti alla lavagnetta e non vedevo niente, quindi mi sono alzata e sono andata a fare la foto. Tu sei furba. Ah, quelli cerchiati sono gli antipasti. Questi sono i secondi, questi sono i primi e questi sono i contorni. Ho fame. Allora, partiamo dalle puntarelle. Puntarelle guarisce. Più romano di così, le puntarelle sono belle rinfrescanti, devi pulire bene, devi capa bene. Un pochettino di aricettina per dare sapidità, quanto basta.
quanto sono buone. Sono belle saporite perché c'è stata la ricetta che dà quella spinta di sapidità giusta e l'olio crudo che ti unge tutta la bocca all'ingresso, a parte la cucina a vista che c'hai e vedi come lavorano, cosa sempre positiva, regà, vedere cosa succede in cucina è un grande plus. C'hanno il pane che te lo tagliano lì, infatti poi viene fuori questa sorta di fisarmonica dei pane casereccio. Passiamo al pannicolo, che come sapete ormai l'abbiamo incontrato più volte anche sul canale, taglio di carne molto fibrosa, il muscolo che sorregge il diaframma. Abbiamo mangiato anche in passato al ristorante, forse l'ultima volta al ristorante di Max Mariola, se non erro, era tagliato un po' più, era un po' più pettinato come pannicolo. Questo è il pannicolo così casereccio, alla piastra, con abbondante dose di olio, di oliettino e un profumo incredibile di rosmarino fresco. Questo è una chicca perché, mamma mia, quanto si sente il rosmarino. Come dico sempre, il pannicolo, essendo un muscolo, è una carne che si deve masticare un po', quindi per me ha molto senso nel momento in cui me la tagli sottile, qua sono una sorta di straccetti. L'ultima volta che li avevo presi erano un pochettino più abbrustoliti, c'era una leggera reazione di Maillard sopra che li rendeva proprio più croccantini. Questa volta sembrano un po' più tendente all'essere bollito, poi si ammorbidisce molto con l'olio, però il gusto da carne è tanta roba, raga, il pannicolo. Ho provato pure in passato con la pizzaiola da Trecca, forse ti riesco pure a far vedere qualcosa. Questa è la parte più goduriosa, e sentiamo il grasso della carne, ti ricrea sta cosa. Mia nonna, ti giuro, faceva la stessa carne proprio di default. Donna di cultura, una grande. Mia nonna ne sa. Ne sa, ne sa. Che poi, tra l'altro, una cosa che ho già detto in passato, taglio tattico. Sì, vai sì. In macelleria, non lo trovi, cioè non lo vedi lì a bancone, glielo devi chiedere. Magari glielo prenoti, mi metti da parte un po' di diaframma, un po' di pannicolo, perché se lo tengono per loro spesso. È un buon taglio, è molto saporito. Buonissimo. Ma hai sentito così, cotto così? Poi alla piastra con un po' di olio generoso. Io te lo giuro, non è per over reactare, ma è esattamente come lo facciamo. Cioè, no. Non è. No, non è per cavalcare e dire ah come mia nonna, no. Davvero, proprio tu nonna. Gnocchi alla matriciana è forse uno dei pochi primi che hanno sempre, ed è atipico perché in genere noi romani gnocchi li mangiamo mai con la matriciana, cioè la matriciana la mangiamo con i bucatini o con i rigatoni o con i spaghetti, dipende dalle scuole di pensiero, perché io sono sempre molto di più per la pasta corta piuttosto che quella lunga, quella è un gusto personale. Bello. Bello, bello chunky. Bello cremoso. Bello cremoso, bello guancialone, Arriva pure un bello odore di pomodoro. Mi ricordo bene. Senti quanto l'ho masticato. Oh, il segreto pure di un gnocco buono, a livello proprio di patata, lo devi fare con le patate giuste. Uno gnocco che non ti si attacca minimamente al palato, zero. Lo mastichi poco, mandi giù, guanciale nella matriciana, a me piace non troppo croccante. Nella carbonara mi piace un guanciale croccante, nella matriciana lo preferisco più morbido e scioglievole. Termina la cottura all'interno del sugo, quindi si ammorbidisce un po', ma c'è la parte, la componente di grasso che rilascia a sua volta grasso nel sugo e rende tutto più armonioso. Guarda che bei tocchi poi. Guarda, grossolano. Questo è il guanciale che va usato. Molto bilanciato anche il pomodoro. Dolcino, per niente acido. Quanto sono buoni. Ma questo è un piatto che se devi venire qua, vai una cena, un pranzo, bello casereccio, vuoi mangiare una buona matriciana? Piatele. Ovviamente necessario. Che fai, lo lasci lì? È ovvio che no. Abbiamo espresso, splendido, splendente. L'ho scritto anche il giornale, io ci credo, ciecamente. Come diceva mia zia? Che diceva? Vabbè, grazie, a me non devo lavare i piatti. Per chi lava a mano è una pacchia, lava a stoviglie, una passata al volo sotto l'acqua proprio così per errore, senza vederlo, e poi per chi lava a stoviglie. Questo ti frega perché ti arriva un sacco di altra roba, eh. E il pane è infame, regà. Infame fracido. E puntarelle è lo zenzero, il corrispondente dello zenzero per i ristoranti giapponesi. Queste tu te mangi tra una portata e l'altra e ti sciacquano la bocca, ma davvero, serio. Serio? Serio.
Meno male che non mi so. Che non mi sono messa la maglietta bianca. Sto esplode già. Altro piatto tipico della tradizione romana, da nonna. I miei nonni erano pugliesi, quindi non mi hanno mai fatti. Li ho scoperti a Roma, perché sono nata e cresciuta a Roma, come ho già detto un miliardo di volte. Fettine di vitello, queste ho fatte un sacco di volte pure a casa, prima di iniziare la programmazione. E la dieta. Danny, bacio. Purtroppo questo lavoro mi porta a stare tanto in giro, a mangiare, e molte volte non sono a casa per registrare. Fettine di vitello, prosciutto crudo, salvia, tanto burro e una sfumatura di vino bianco necessario, che dà quell'odore nel momento in cui ti arriva il piatto sotto, senti proprio, proprio la svampa di vino. E ovviamente sono infarinate, ed è grazie alla farina che si crea questa fantastica membrana, la vedi? Di grasso, questa cremetta necessaria per le fettine di vitello che senti in bocca. La foglia di salvia resta sempre nascosta. Io mangio anche la foglia di salvia, però capisco che abbia un gusto molto intenso, quindi c'è anche chi la toglie. La cosa positiva è che resta l'odore della salvia, anche se tu la togli, la senti nel momento in cui la mangi. Allora, qua la tattica è capire dov'è lo stuzzicadenti e spingerlo e non spezzarlo soprattutto, ed è tutto ciò che io non sto riuscendo a fare in questo momento. Controlla che sia intatto quando capisci di essere al sicuro e assaggi. Qua, fogliettina di salvia, una crema, andata come gocciola. E questa non è tradizione. Dimmi te cos'è la tradizione. Ovviamente il vitello, carne bianca, è molto magro e tende a rimanere molto asciutto. La cosa positiva del santo in bocca, questa cremetta continua imperterrito a umidificarlo. Senti il vino. Polpetta di baccalà. Non mi ricordo che cosa sia questa salsettina sotto. Forse una maionese, qualcosa fatta da loro. Non ricordo, vabbè, lo scopriamo assieme, raga. Andiamo per gradi. Lo spacchiamo? Spacchiamo. Spacca, sacca. Fritta, ovviamente. A favore di camera. Tiè. Impastellata. Questa salsa è molto rinfrescante. Io sono una grande fan del baccalà mantecato di Venezia, quello che fa impazzire. In Veneto fate delle cose fuori di testa, raga. Ah. No, ti sei bucata? No. Non mi buco solitamente, è una cosa che non ho mai fatto. Anzi, ho pure paura degli aghi. Comunque, buona ma non sorprendente. Cioè, forse la cosa un po' più sottotono. Paradossalmente mi sorprende di più la salsetta sotto e la panatura piuttosto che il baccalà interno in sé. Abbacchione alla cacciatora. Anche qui cotture lente, fuoco basso basso, pazienza, tanta tanta pazienza, tanti aromi, cipolle, sfumature di vino, rosmarino, porzioni generose, molto grasso l'abbacchio, regà, ovviamente. Potevo scegliere tra il coniglio e l'abbacchio, ho scelto l'abbacchio, piuttosto che il coniglio resta un po' più tenero, però alla cacciatora preferisco l'abbacchio. Ancora di più il pollo, però diciamo la cacciatora è una certezza, perché tutto è buono alla cacciatora. È come fritto. È come esatto, è un po' come di tutto buono fritto. La cacciatora, se stai fa bene, sai gioca bene con gli aromi e con le cotture lente, fai davvero faville. Guarda qua che spettacolo. Eccola, questa è la parte più bella. Il grasso che si deposita sopra e crea questa patina collosa. Mi si è attaccato tutto sul palato perché è la parte più grassa. Devi assaggiare. No, devi assaggiare tipo adesso. Cioè te lo passo proprio. Ma c'è intensissimo. È clamoroso. È intenso. Molto forte come gusto, sì. No? Lo senti, sì, il vino, sì. No? Madonna. Il grasso dell'abbacchio che ha rilasciato. Tutto, cioè, saporito. Qui da immergerci le mani tipo Fiona quando gli portano. Questo è pazzesco. Se ti piacciono i gusti decisi devi assolutamente provarlo. Regà, l'abbacchio, poche pretese, forchetta e coltello. No, tassativo. Mani. Madonna. Spiocca. Adoro. Il gioco sta tutto nel bagnarlo in continuazione. È un po' quello che succede a noi quando lo mangiamo. Con le costine. Guarda, si toglie tutto da solo.
la parte vicino all'osso è quella più grassa, più scioglievole. Che gioia, non darla mai mai. È arrivato il menestrello, queste sono le cose belle di Roma. Queste sono le cose che mi fanno di che in fondo la amo anche, con tutti i suoi difetti, tutto il suo traffico, i suoi problemi, la sua immensità. Molto romantico. Mi viene voglia di risentire canzoni di Gabriella Ferri come se piovesse. C'è un'artista poetessa fantastica che io adoro immensamente, Giuliana Nia, che ho ascoltato anche in live un po' di tempo fa, è pazzesco, un pezzo di Roma. Giulietta, bacio, fantastico, ti giuro, sentite qualcosa perché è troppo forte, troppo brava. Ogni figliola si appiccia, si vuole rimanere. Dove sei? Roma. Da quanto tempo? Da 25 anni. Stai guardando il capello. Anche tu così presente, così sola nella mia mente, tu per sempre mi amerai. Io sono molto shy girl. Giuro e giuro anch'io, anche tu amore mio, così certa e così bella, gelosa, anche tu diventerai. Corino. C'è un sacco di dolci, panna cotta, cheesecake, ciambellina al vino, tiramisù, creme brulee, no, crema catalana, regà, una cifra di dolci. Ho detto, senti, chiudiamo con la cosa più classica possibile, il tiramisù servito nel bicchiere infrangibile. Adoro questo bicchiere perché è il bicchiere che avevano anche a casa miei, e bicchiere amico per il mio naso, parte finale molto larga, base stretta, infame, perché tu lo poggi, ti si rovescia facilmente perché ha la base stretta, ma ci bevi molto comoda perché il naso non sbatte con il lato opposto del bicchiere. Questo è un problema che ho solo io e qualche altra persona meno fortunata con me, ma che ci frega, siamo belli lo stesso, ragazzuoli. Andiamo all'assaggio. Io qua vedo un, non so, un crumble, cos'è? Un biscotto? Non lo so, un bel savoiardo, perché il tiramisù si fa con i savoiardi. Chi li fa con i pavesini è una bestia di Satana. Niente pavesini, ti prego, no, te salta al collo, tipo, tipo Homer Simpson col figlio, no? Pagarosa. Ma qui ma un crumble. Tiramisù molto standard, buono, non wow, non cattivo, savoiardo consistente, non troppo caffettoso. E questo crumbolino che dà una consistenza differente rispetto alla cremosità, alla compattezza del mascarpone, se te posso dire, lo gradisco, pago e va, perché so doggy bag. Ma chi gliela fa a mangiare tutto? Giulia, ma come fa a non ingrassare? Ah, raga, perché tutto ciò che vedete io non lo finisco. Ma chi gliela fa? Ah, raga, qui devo iniziare tipo a sbottonarmi la cinta perché inizia ad essere pesante. Ho lasciato nel cofano della daciona la doggy bag. Allora, ho speso 61 euro per quello che avete visto. Un'acqua, una lattina di Coca-Cola, polpette di baccalà, amatriciana. Amatriciana 9 euro. Onesto, ci sta secondo me. Amatriciana pannicolo 10 euro, saltimbocca 12 euro. Saltimbocca non tra i migliori che io abbia mai provato, cioè preferisco farmeli a casa. Se ti dovessi dire qualcosa, non erano male, erano molto cremosi, però mi piace quando sul saltimbocca mi resta il prosciutto crudo un po' croccante, un po' di crosticina sul prosciutto crudo. Quelle sono un po' scuole di pensiero differenti. Puntarelle 5 euro, tiramisù 5 euro. Abbacchio 12 euro, abbacchio pazzesco, abbacchio proprio buono. Raga, si conclude qui questo video in un'altra osteria della zona di Roma, le zone quelle un po' più così, scialle, un po' più umili, meno pettinate, meno pretese, le zone che piacciono a me. Grazie per aver visto il video, ci vediamo in altre avventure, in altri luoghi, in altri laghi, come direbbe Valerio Scaro, madonna, ma secondo te? Ma ti posso chiedere una cosa, Emma? Ma secondo te, ma qua la canzone di Valerio Scaro nel 2000... mi ricordo, 2010? Ma merita di vincere Sanremo? Ti posso dire almeno 10 canzoni che non meritavano di vincere Sanremo. Ma quella la meritava secondo te? Manco secondo me. Possiamo dire che è venuto a mangiare a zero calcare mentre... Sì, ma ha fatto il fanboy.
Io sono un po' fanboy. Però gli ho detto sì, vai a fare, cioè, senza interromperlo, non stavo ancora mangiando, vallo a salutare, cioè digli che sei un grande. Gli ho detto sei un grande e me ne sono andato. Ed è la cosa che apprezzano di più, che non gli hai chiesto neanche una foto apposta. Io sono molto emozionato comunque. Era super emozionato, ragazzi, super carino, l'hai visto? Te amo. Grande zero, Michelone.